E ciao a tutti ragazzi, sono Leonas e quest'oggi siamo tornati qui su Dragon Ball Z Dokkan Battle versione Jump ragazzi, per il secondo episodio del team degli iscritti ragazzi. Quest'oggi andiamo a testare il team Realm of God, ovviamente consigliato e ovviamente detto da qualcuno di voi. Quindi ragazzi andiamo ovviamente a parlarne ed è questo, è il team, intanto qui carica, non si sa come mai, non è quasi mai successo ma va bene. Questo è il team ragazzi, capitanato ovviamente da Goku Ultra Estinto e ragazzi gli altri personaggi sono tutti quelli che mi ha detto l'iscritto nel commento del precedente video, ovviamente ragazzi del primo episodio, per chi non l'ha visto lo recuperate qua sotto sul canale. Allora ragazzi, io direi di partire velocemente con il Goku Ultra Estinto. Ragazzi, il mio è ad Ability 2 molto molto forte, devo dire ragazzi che quando si trasforma, per l'esattezza è questo, quando diventa master ed evade davvero 8/9 attacchi su 10. Ovviamente ragazzi, quando sfigate, che avrebbe successo che veniva bersagliato da 5 attacchi e non è evaso manco uno, ma perché quello ragazzi è la sfiga del momento. Quindi non pensate male su questo personaggio se qualche volta non evade, perché anche lui comunque, benché abbia una trasformazione che supera gli dei, però è sempre di base un mortale, ecco. Allora ragazzi, io chiaramente l'ho buildato con evasion, forse, ripeto, gli ho dato troppa evasione, troppa evasione, considerata che quando si trasforma, diciamo che l'evasione ce n'è anche troppa, però diciamo che magari in alcuni team dove lui, dove il suo power up si vede molto molto più di rado, questa evasione in più nel personaggio di Goku Ultra Estinto incompleto, cioè in questo, si nota per l'11 di evasione, quindi magari essendo da 22, quindi questi 3 gliel'ho dati già così, non è che quelle altre due strade cambiano, quindi questo è il massimo che potevo dargli, forse gli andava dato leggermente più di critico e di additional, ma va benissimo così, per ora lo tengo in questo modo ragazzi. Personaggio fortissimo, soprattutto a mastered ragazzi, con l'avversario giusto fa danni, quando fa il critico ragazzi fa danni assurdi, però ovviamente rispetto ad altri personaggi lui è nella media, non fa né tantissimi danni né però ragazzi è davvero lui, quando evade, quando dice di evadere, evade assolutamente, evade ragazzi, personaggio fantastico nel suo team, davvero eclatante. Passiamo poi ragazzi a Jiren, ragazzi, il personaggio che ho portato ad Ability 1, sculandolo in singola, per chi mi segue su Instagram ha visto lo screen della singola dove l'ho pullato, la prima singola del banner di Vegeta, e mi è uscito lui con Super Saiyan 3 in singola, sì che è perfetto, l'ho portato ad Ability 1, S10 ovviamente buildato in critico, questo è ovviamente scontato per un personaggio STR qual è, quasi tutti gli STR ovviamente, anzi forse tutti, vanno abilitati con full critico. Goku Super Saiyan 4 va abilitato in critico, Vegeta Blue LR va abilitato in critico, quindi ragazzi quasi tutti i personaggi, lo stesso Ultimate Gohan STR va abilitato in critico, quindi ragazzi lui è un personaggio che quando dici di crittare fa danni assurdi. L'unica cosa che mi dispiace, ripeto, lo sto dicendo da qualche settimana, è che non abbia il power up. Non ha il power up e questo mi dispiace davvero tantissimo, perché ripeto, siamo stati 50 episodi dell'anime con Jiren personaggio più forte di tutti, supera gli dei e così via, questo scontro infinito con Goku Ultra Estinto, poi mi metti Goku Ultra Estinto il power up e Jiren no. Eccoci qua ragazzi, mi si è interrotta all'improvviso la registrazione, non so come mai, ma tranquilli, l'ho ripresa quasi subito, anche perché siamo qui, non è che stiamo facendo un gameplay ovviamente in qualche evento, quindi ragazzi tranquilli, per adesso semmai tutto vada bene. Allora ragazzi, tornando al discorso di poco fa, Jiren, mi dispiace il fatto che non abbia un power up, però è un personaggio comunque che vale ed è davvero fortissimo, già da Ability 1 si nota davvero la sua potenza, soprattutto quando fa il critico. Passiamo a Vegeta Blue ragazzi Tech, davvero molto molto forte, ovviamente non è Ability Free, perché lo ha ad Ability 1, addirittura 2, 3 o anche a Full Ability ragazzi, sa che lui è un personaggio che fa danni assurdi, davvero assurdi, con tutte le varie additional, special e critico, ragazzi lui è un personaggio che fa danni allucinanti. Tra l'altro è uscito adesso del Global, che vi ricordo che per chi non ha pullato e magari per chi non ha trovato il 10 maggio la sua batch come quella di Rosé vanno via,
Quindi ragazzi, saluteremo per così dire Beget, Blue Tech e Rosé fino a un eventuale baci dove saranno all'interno, però per il momento noi li vedremo più ovviamente nel Global. Nel Jap sono già usciti da ormai qualche mese, quasi mezzo anno, quindi ci sta che questo sia un personaggio che ho ability free, ci sta. Però ragazzi, so del suo potenziale già da ability 1, che diventa già una macchina di distruzione di massa. Davvero ragazzi, un personaggio che quando fa danno. Il suo punto di forza sono le additional. Purtroppo non ha i counter come il fisico, però rispetto al fisico fa molti molti più danni. Davvero ragazzi, fa danni assurdi. Ce lo essere 10 ability free, ovviamente col 5 di ritiro da tech com'è. Passiamo a Rosé STR ragazzi, anch'esso come Vegeta Blue Tech, ability free. E ovviamente ragazzi, lui scusate, come qualsiasi, forse qualche altro STR, non necessita necessariamente dell'ability, però ovviamente ragazzi, mi sembra scontatissimo che se ad ability è molto molto più forte. Già ad ability 1 si vede una differenza quando spara le special, ragazzi, soprattutto con il critico, perché già ad ability 1 ha molte più percentuali di critico, anche con l'additional. Quindi ragazzi, vediamo già un personaggio crescere in un modo esponenziale, e questo fa danni assurdi. Quando io l'ho visto fare anche di critico sui 5 milioni di danno contro ovviamente un personaggio che non era manco fisico, quindi ragazzi, questo è tutto dire, e ovviamente Rosé che ha fatto 5 milioni di danno con critico non era manco a full ability, se non mi sbaglio era da ability 2, se non mi sbaglio. Quindi ragazzi, siamo di fronte a un personaggio che è un DPS per eccellenza, davvero per eccellenza. Passiamo a Goku God fisico. Nel commento mi avevate scritto di portare o il GL o l'STR, se non mi sbaglio, però io non ho, forse mi sono sbagliato con il blu, probabilmente intendevi il blu, e io ho portato questo perché comunque è a full ability, è l'unico personaggio tra Goku God e Goku Blue che ho a full ability, quindi diciamo è l'unico che fa più danni, ecco, che fa più danni, e anche perché è 6-10, l'ho buildato in critico, 15 di critico e 11 di additional. Quindi ragazzi, anche se è un personaggio che fa danni, però ragazzi, ovviamente se trovo Vegeta Blue e Evo in singola, non andrò a sostituire lui, ma andrò a sostituire quello che vedremo adesso. Ed è top ragazzi, purtroppo top è God of Destruction, ovviamente il power up che non ce l'ha, e purtroppo anche questo mi dispiace, perché diciamolo, i Pride Troopers erano i personaggi per eccellenza del torneo del potere, e non avermi messo i nemici per eccellenza del torneo del potere, e non avermi messo il power up né a lui né a Jiren, questa cosa mi ha fatto davvero in modo molto esagerato piangere il cuore, davvero ragazzi, davvero. Molti di voi saranno d'accordo con me, però magari altri no, e capisco anche magari per chi non è d'accordo con me. Però ragazzi, detto questo, continuiamo con la descrizione di questo personaggio. Purtroppo ce l'ho a SA1, questo è il leader ragazzi dei Pride Troopers, da 2 key e 70% sulle stats, che non sono affatto poche, le stats ovviamente di un classico God Leader, però il 2 key è un problema, però considerato che i Pride Troopers linkano tutti tra di loro, bene o male, questo 2 key viene spiegato. Sicuramente per i Pride Troopers in futuro, quando usciranno anche altri Pride Troopers e magari anche un nuovo leader, magari ci sarà un top nuovo addirittura, magari fatto molto meglio, magari anche col power up, allora lì potrebbe diventare già un team carino da utilizzare. Però per il momento ragazzi, come vedete, questo top non è che dia questa grande potenza del dio della distruzione qual è. Ecco ragazzi, questo è il punto della situazione. Questo è il team che mi avete proposto, e quindi ragazzi adesso lo andremo a testare nell'evento di Vegeta Evo e ovviamente Blue. Evento che ragazzi ho mai già portato qualche video sul canale, se non mi sbaglio oggi è infatti sì. Scusate, ma me l'ho dimenticato, stavo guardando qui il video che è uscito quest'oggi. Quest'oggi ragazzi è uscito il 10° episodio del team degli iscritti. Quindi della sfida degli iscritti, ragazzi, scusate, mi confondo con tutti questi nomi. È uscito il 10° episodio della sfida degli iscritti, quindi se non l'avete visto andatelo assolutissimamente a vederlo, perché vedrete per appunto che siamo andati contro Vegeta Blue Evolution. Ragazzi, qui abbiamo subito un Goku, perfetto, lo prendiamo e partiamo subitissimo
partiamo subitissimo. E quindi ragazzi, diciamo che ho già portato qualche guida contro questo avversario. Siamo a 355.000 capi, che non sono affatto pochi, considerato che abbiamo un topo che è come se fosse un Psybime di squadra. È uguale, prendiamo tutti questi key che non fanno assolutamente mai male, considerato che alcuni personaggi come topo stesso non linkano quasi mai, ma alla fine anche se linkano non è che ci cambi la vita, perché il danno non lo fa essendo SA1 e ad ability free, forse non ve l'ho fatto vedere, ma è ad ability free, quindi anche se non linka non mi interessa assolutissimamente. Ovviamente ragazzi, i personaggi che faranno danno sono Goku 3 Stinto, Jiren e Goku 3 Stinto, punto. Questi sono i tre personaggi che faranno danno in questo team. Purtroppo avrebbero fatto danno anche Rosé e Veget Blue, però i miei ad ability free non fanno danno, ma per modo di dire, ecco. Per modo di dire, facciamo una special con tutti. Con lui non la facciamo. Peccato, con lui non la facciamo. Facciamo scendere un po' di orb verdi. E guardiamo, ragazzi. Ok, non ci attacca. Stranamente, non ci attacca. Guardiamo come va a finire questa turnazione. Probabilmente abbiamo già vinto questa turnazione, ragazzi. Guardate, 1.200.000. Ok, lui non attacca. Perfetto, probabilmente è stato stannato, non lo so, qualche passiva così. E vabbè ragazzi, gira in 1.500.000 di critico, ragazzi, assurdo. Tra l'altro ragazzi, vi spiego in breve, intanto mentre andiamo avanti con questa sfida, vi spiego in breve cosa consiste questa serie, per chi magari è nuovo del canale e non sa cos'è questa serie e come funziona. Ve la spiego io in pochissimi secondi. Allora, questa serie non è altro diciamo un test dei vostri team. Voi non fate altro che commentarmi solo sotto sotto i video del team degli iscritti. Quindi qualsiasi episodio, ovviamente l'ultimo episodio del team degli iscritti, voi mi commentate se volete commentare, e scrivete un vostro team. Ovviamente tutti i singoli personaggi me li dovete scrivere, e io quel team lì, se ce l'ho a disposizione, lo porterò sul canale e lo testerò, ovviamente lo testerò in un evento. Ovviamente quest'oggi siamo andati a testare Realm of God contro Vegeta Blue Evolution, perché comunque è l'ultimo evento che ha approdato nel JAP, quindi mi sembra più che ovvio testarlo qui. Se ero moderato l'ultimo episodio del team degli iscritti, cioè l'ultimo, ecco, l'ho testato, se non mi sbaglio, su Jiren, se non vado errato, su Jiren, forse sì, su Jiren. Qui andiamo velocemente a fare la special con tutti, guardiamo un po' quanti danni gli facciamo. Dovrebbe essere assolutissimamente morto, questo mi pare ovvio, però non si sa mai. Il primo episodio, se non vado errato, l'ho testato su Jiren, ragazzi, non voglio sbagliarmi, ma probabilmente su Jiren. Ok, vabbè, Rosé l'ha assolutamente disintegrato. Quindi ragazzi, questo diciamo è la serie del team degli iscritti. C'è anche la sfida degli iscritti, che esce tutte le settimane, ovviamente sabato e la domenica alle 12 in punto, qua solo sul mio canale. E guardiamo un po', ragazzi, in questo istante come cavarcela. Vediamo se mettiamo Toppo, perfetto, linka lo stesso. Toppo non fa una special, non mi interessa. Fa scendere le orb gialle e andiamo di special con Goku God fisico. Ok, il danno che prendiamo è bassissimo, ma è ovvio, lui è una GL, quindi ci sta. Magari con la special prendiamo sui 50.000, quindi va bene anche così, ecco. Additional con nessuna special, ne manco adesso, va bene, dai, va bene. I danni che prendiamo sono bassissimi. Vabbè, Toppo fa il danno suo, cioè non potevamo chiedere di più, purino. Ad ability free cosa vogliamo aspettarci? Ok, questa turnazione è alquanto interessante, davvero molto molto bella. Tutti con la special, tutti, assolutamente. Vi ricordo ragazzi che qua sotto in descrizione trovate il link alla mia pagina Instagram, quindi se siete interessati ovviamente cliccate nel link, vi apre Instagram e seguitemi assolutissimamente. Tutti i giorni pubblico le copertine dei video, quindi se magari qualcuno vi piace in particolare la potete anche salvare, che ne so. E pubblico anche qualche volta qualche mio disegno, ovviamente su Dragon Ball. L'ultimo disegno che ho pubblicato, se non l'avete visto, è di Goku Super Saiyan Blue, che tra l'altro ho fatto una specie di domanda nella foto. Ho scritto Goku Blue o Goku Super Saiyan? Scrivetemi anche voi nei commenti di quella foto se è Goku Blue o Goku Super Saiyan. Va bene, ve l'ho già detto che è Goku Blue, però
Lasciamo perdere, fate finta di non aver sentito. Ok, guardiamo un po' qui come cavarcela. Allora, prendiamo una sassata di danni, una sassata, proprio una con tripla S proprio. E niente, raga, proviamo così. Utilizziamo il Rayhammer. Non voglio morire all'istante, assolutissimamente, perché Jiren probabile prende davvero tanti danni. Vabbè, Toppo fa la special, ma è come se non facesse. E intanto, ragazzi, vi ricordo che magari non l'ho mai detto in qualche altro video, forse sì, forse quello di oggi della sfida degli iscritti l'ho detto, se non l'avete visto andatela a vedere. E ho aperto un canale Discord, il link è qua sotto in descrizione, se volete far parte del mio gruppo, ovviamente di Dokkan del canale, ovviamente un gruppo chat, cliccate nel link e vi aprirà Discord se ce l'avete, e ci entrate e entrerete a far parte di questo gruppo dove ovviamente parliamo di Dokkan, potete mettere qualsiasi tipo di foto, ovviamente riguardante sempre Dragon Ball, e comunque questo gruppo parla ovviamente del mondo di Dragon Ball in generale, ovviamente anche del canale stesso. Ragazzi, 28.000 di danno ci ha fatto Toppo, davvero tantissimo, lo ringrazio, perché è un danno che ha fatto davvero la differenza. Guarda, sono davvero contento, non pensavo ci facesse così tanto danno. Ma che sto prendendo in giro, Toppo? Ma appena posso ti cambio, te lo giuro. Se trovo Vegeta, sarai il primo ad essere sostituito. Davvero, non sto scherzando. Allora, qui dovremmo fargli davvero tanto danno. Tanto danno, probabilmente Goku Ultra Istinto lo vedremo non in questa turnazione, ma forse in quella dopo ancora. Ovviamente il suo power up, o probabilmente non lo vedremo nemmeno, perché ci sta tutto, raga, ci sta tutto. 330.000, ci fa l'additional con la special, e se fa anche il critico, ragazzi, alla grande non lo fa, infatti. E Rosé, guardiamo un po' se gli dai il colpo di grazia oppure no. Guardiamo, dai Rosé, dai un bel critico. Con quei 5 di critico che ti ritrovi non fa nessun critico, ma è giusto così, raga. Allora, io direi di assolutissimamente dargli il colpo di grazia con Goku Ultra Istinto. Mi pare più che ovvio. Purtroppo Goku Ultra Istinto non ha fatto il Master Raid, ecco, non ha fatto il Power Up, ma ci sta, abbiamo utilizzato qualche items, quindi ci sta assolutissimamente. Se non utilizzavamo il Rayhammer e il Ghost Usher, probabilmente avrebbe già fatto il Master Raid, ecco. Ragazzi, 500.000 di danno sono più che sufficienti per mandare a casa il nostro carissimo Vegeta Blue Evolution. Ragazzi, conclusione finale, diciamo pensiero finale di questo team The Realm of God, che mi avete detto nei commenti, team molto molto forte, però ragazzi c'è qualche piccolo ritocco da fare assolutissimamente. Se avete Goku God, un personaggio migliore di Goku God, che ne so, Goku Blue AGL, se l'avete a full ability assolutissimamente va messo quello, assolutissimamente. Come può essere, se no, Rosé e Zamasu LR, assolutissimamente. Lo stesso vale per Toppo, se avete Vegeta Blue Evolution, assolutissimamente che va tolto Toppo, perché come avete visto non linka. Quindi ragazzi, ci sono da fare delle migliorie, ma queste migliorie, visto che questo team lo uso paro paro anch'io, le farò ovviamente, le vedrete, ecco, vedete queste migliorie anche sul team mio stesso, se trovo personaggi che ci vanno al posto di altri, ecco. Ovviamente i personaggi, ripeto, che andranno sostituiti assolutissimamente sono Toppo e Goku God. Goku God ovviamente a full ability ci sta, ovviamente se trovo un personaggio leverò assolutamente Toppo il primo, però anche Goku God, se c'è un personaggio più forte, va cambiato assolutissimamente. Ragazzi, per questo secondo episodio del team degli iscritti è tutto, io vi ringrazio per la visione, vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, a mettere un bel like e un commentino qua sotto, condividete il video, vi ringrazio, anzi ringrazio tutti quelli che sono arrivati a fine video, davvero ragazzi un ringraziamento in particolare a loro e anche a tutti quelli comunque hanno saltato metà video per arrivare alla fine, ecco, oppure chi magari l'ha aperto e l'ha chiuso subito. Comunque ragazzi, ringrazio tutti per il sostegno che mi date tutti i giorni. Comunque ragazzi, ripeto, per tutti i link informativi e comunque anche per qualsiasi cosa, qua sotto in descrizione trovate tutti i link per chat di Discord e Instagram, ovviamente anche
e il servizio di reselling di Massimiliano Rongo sulla pagina Facebook di The Random Heroes. Vi ringrazio ancora una volta e noi ci vediamo domani con l'11° episodio della sfida di iscritti ovviamente a mezzogiorno e alle 17 il terzo episodio del team degli iscritti. Ancora un grande saluto e un grande ringraziamento a tutti voi e ciao a tutti!